yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Cappellano, sei da cappellano, ma qua, già alla chiesa vecchia. Ah sì? A 60, a 66, però cominciato subito a venire qui. Sì, sì. I'm not half the man I used to be. Certo, ma erano messi i principali dell'illuminazione dell'Enel. Io mi ricorderò sempre quella volta quando, questa è una cosa incredibile, è venuta una coppia di sposi che dovevano prendere il consenso, si dice, ti cercavano il cappellano che eri te, è arrivato lui. Era sul pali della porta a pitturare con la veste nera, tutte le macchie bianche di pittura, era la turista, si è presentato e ha fatto la fantastico. Era l'orto di una signora che abitava lì, marito e moglie, e lui veniva a fare l'ortolano lì e aveva chiesto al vescovo di comprare quell'orto lì. La signora era contentissima di vendercelo, perché c'era una signora che chiamava l'ortolano a prendere il caffè in casa sua, e il signor non voleva. Tornai la sera anche, con le luci semispente in cui si poteva entrare. Quanta gente faceva. Con qualche falla in più e qualche fischiata che facevo quando c'era una bestemmia ad alto. Beh sì, ad alto urlo, chi è stato? Finché era basso, no? No, chi è stato? Nel buio diceva, boh, ma allora il capitano fuori, no, proprio me, ero sempre. Why she had to go, I don't know, she would say. No, noi facciamo la partita regolare, poi non ci accontentavamo che andavamo ai 60. E 60 gol. No. Allora non c'erano le mamme che venivano. Loro se sudavi. Aspettavano a casa e poi quando arrivavi erano botte se eri in disordine al massimo. Altrimenti niente, direttamente a letto senza cena. Qui ci si passa insieme e anche una. La gioia di stare insieme con poche cose. Il tempo libero era qui. E la sensazione un po' di tutti. Something wrong now, I long for yesterday. C'era anche la gioia di stare insieme con gli altri. Oggi c'è più conflittualità. Quando i ragazzi dopo 10 minuti se avessero perso o vinto, è la stessa cosa per loro. Cioè, si rallegravano. A volte noi siamo arrivati persino qui a pagare il gelato agli avversari che venivano da Modena perché hanno vinto loro. I ragazzi nostri contentissimi perché loro avevano vinto, erano stati più bravi. Cioè, no, adesso un concetto di gioco, insomma il gioco deve essere sempre in una condizione di estrema spontaneità, libertà e rispetto, perché non si gioca mai da soli, ci vuole sempre chi deve giocare. Ci vuole anche quell'altro, anche a giocare a ping pong ci vuole quell'altro. È sempre bravo. Lui era un gran giocatore di ping pong. Astra vuol dire appunto qualcosa che porta luce, quindi questa luce non si spegnerà. Sì, questo è vero. Le tre stelle, c'è un significato? No, tutta leggenda quello che si dice sulle stelle, secondo me. Ma forse tre titoli che abbiamo vinto in un anno, allora sono una cosa del genere. Il mondo è vero che è complesso, è tutto più complesso, la vita più complicata, eccetera. Però ci sono tempo dei valori, appunto, come quello che i bambini tutte volte esprimono. Giochiamo? Era poi. Questo è la filosofia del campetto Love was such an easy game. E io ho chiesto. Voglio ringraziare voi per questo. Quindi questo è un segno positivo di quello che è stato fatto prima, perché le basi sono state poste con una estrema serietà, cioè il rispetto della persona, del bambino e della purezza dello sport. Perché io credo che le attività sportive in mezzo ai bambini, in mezzo ai fanciulli, le attività nelle città periferiche non dovranno mai cessare. Non si potrà mai pensare a una concentrazione, un ammassamento, perché la selezione poi diventerebbe drammatica. Invece qui la selezione è soltanto per il fatto che uno abbia un po' di passione, un po' di voglia e un po' di buona volontà. Credo che questa è una delle caratteristiche dell'Astra, è sempre stato così. Non si è mai prevaricato proprio su questi valori, quindi
Questi sono gli auguri e le promesse per continuare. Teniamo duro.